Michele Prato, esperto di turismo culturale, tra i promotori di questa 2 giorni dedicata al futuro della montagna. Quali gli obiettivi? Ma intanto noi abbiamo pensato che questo fosse il territorio elettivo per fare una riflessione sul paesaggio, sulle sue trasformazioni e sulla possibilità che il paesaggio possa generare una economia sostenibile collegandosi anche con il sistema dell'innovazione che sta caratterizzando alcuni settori che vanno appunto dall'agroalimentare alla filiera del legno, al settore stesso del turismo, oltre che alla valorizzazione del patrimonio culturale. Abbiamo pensato che fosse giusto riflettere non genericamente sulla montagna e sul paesaggio di montagna, ma guardando alle comunità che abitano questi luoghi. Per questo faremo anche una riflessione sulla legge sui piccoli comuni che è stata recentemente adottata dal Parlamento, per cercare di capire anche qual è la risposta che possiamo dare alle piccole comunità. Quali secondo lei dunque le prospettive per la montagna del Friuli e su quali settori soprattutto occorrerebbe puntare? Ma noi abbiamo molta fiducia in questo progetto sull'Alta Carnia che è stato predisposto d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione per le aree interne. In quel progetto ci sono le risposte perché puntano esattamente a dare valore ai beni naturali che caratterizzano questo territorio. Non a caso prima ho fatto riferimento appunto alla filiera del legno, all'agricoltura sostenibile, all'ambiente, al turismo, soprattutto al turismo lento, al turismo rispettoso dell'ambiente e del paesaggio. Noi crediamo che questi settori che oggi stanno riprendendo una forza e anche una dimensione grazie alle nuove tecnologie anche su scala sovralocale, nazionale e persino internazionale possano essere una risposta per consentire gli insediamenti umani, perché il rischio più grande di fronte al quale ci troviamo è lo spopolamento determinato anche da un impoverimento delle opportunità soprattutto per le giovani generazioni. Questi settori invece possono consentire di sviluppare un'attività economica senza dover abbandonare questi luoghi. E lo spopolamento non solo è un grande dramma molte volte per anche per chi in qualche modo ne è toccato, ma anche un'occasione per generare rischi per la tutela del territorio, la tutela del paesaggio. Senza la presenza dell'uomo il paesaggio si degrada e si perdono anche delle opportunità.